Il feticismo è una parafilia dello spostamento della meta sessuale. Può essere rivolto all'intera figura, oppure una parte del corpo, un oggetto o un indumento. Molti uomini associano una certa carica erotica a una particolare zona prediletta del corpo della donna. Durante i mesi estivi, la maggior parte delle donne sfoggiano i piedi nudi o almeno seminudi, quindi dita ben curate, smalto appariscente per la gioia dei feticisti. Ovviamente per far impazzire un feticista ci sono tantissime cose e le prime che mi vengono in mente, ovviamente calze in nylon che vengono amate da tanti uomini, anche chi non è feticista, ma io sono sincera, non amo proprio le calze. Per me il piede deve essere nudo. Poi ci sono anche varie tecniche che adesso non ricordo il nome perché ovviamente sono tutte inglesi. Possiamo parlare di una tecnica fatta a piedi nudi? No, assolutamente, perché non è legge, ma l'uomo che attrae la donna che guida magari con un bel sandalo o una scarpa trasparente mentre spinge l'acceleratore è una tecnica feticista. Poi possiamo trovare colei che schiaccia il cibo oppure colei che fa mangiare il proprio partner con i piedi. Allora, quindi, dopo tutte queste cose, mi è venuta una brillante idea. Avrei voluto fare un video riguardante piedi e cibo, ma siccome che io odio sprecare il cibo, quindi non lo schiaccerei mai perché poi non lo mangerei, allora ho pensato di fare questa fantastica follia, perché io non so bene se mi riesca, perché il massimo dei miei piedi è dare un pizzicotto sulle gambe mentre mio marito dorme. Quindi oggi ho intenzione di mangiare con i piedi. Ci riuscirò? Allora, io dentro la dispensa ho trovato dei grissini, ovviamente ho lavato i miei piedini e adesso cercheremo di mangiare i grissini che ho fatto anche la rima. Allora, io ovviamente non so neanche da dove iniziare, aspettate. Allora, iniziamo subito questa follia perché meglio non si può chiamare. Allora, io devo prendere proprio il grissino con il piede e mettermelo in bocca? No, vabbè. Questa è pura follia, raga. È pura follia, perché io massimo veramente do un pizzicotto. Allora, no, ne dobbiamo uno per volta, vedi? Allora, aspettate. E poi... Aspetta, non ci arrivo. Lo posso addrizzare un attimo le dita? Sì, dai. Aspetta. Buono però. Se c'era un po' di Nutella era meglio. Aspetta. Allora, ho versato un cucchiaio di Nutella all'interno di un bicchierino, in modo e maniera che se rompo, rompo solo un bicchierino e non tutto il barattolo della Nutella. Quindi adesso che devo fare? Dovrei intingere qua dentro e poi mangiare? Oddio, mo'. Aspetta, mi sono spicciata. Ma non ci arrivo. No, raga, non fai capire quanto è figo. Perché tante donne, no? Dicono che il piede deve essere forse una cosa porno, una cosa sporca. Io invece credo che il piede, soprattutto della donna, deve essere curato come tutto il corpo, come i capelli, come le mani. E quindi io non trovo sinceramente niente male. Certo, non è che tutti i giorni mangio i grissini coi piedi, però era per fare una cosa diversa. Che lo sapete voi che a me piace sperimentare, provare cose nuove, e questa sicuramente è una cosa nuova, ma è grandissima. Potete capire quanto ganzo. Poi il grissino con Nutella credo sia una delle cose più buone che Gesù o chi per lui abbia creato. È qualcosa di fantastico. Ovviamente fatemi sapere che questa tipologia di follia vi piace e io la farò. Non chiedetemi di schiacciare il cibo perché non lo farò mai, ma di mangiare. Potete capire? Mi faccio saltare la bocca, non fa niente.
Apposta mi sono messa così, così non vedete bene? No, poi un po' di capicchiere. Vabbè, più o meno. Yeah, she always in some mess. She more petty than the